Presidente, è una partita difficile da commentare, non è stata la migliore risparmio casa, questo l'abbiamo visto tutti, forse per lo stop forzato di un mese, forse per l'avversario, però sicuramente, specialmente nel secondo tempo, i ragazzi hanno dato il cuore, hanno dato tutto quello che volevano, sono andati 3 volte in vantaggio e forse è mancato pure quel pizzico di fortuna che aiuta gli audaci. Sì, sono d'accordo con la sua disamina, è mancato quel pizzico di fortuna nei momenti salienti della gara. Certo, essere andati 3 volte in vantaggio e per 3 volte essere recuperati dispiace. La vittoria era comunque alla nostra portata, perché secondo me questa squadra è superiore all'Ortona, pur con le assenze che l'Ortona annoverava, c'eravamo comunque dei giocatori non al top per vari motivi, per cui i nostri giocatori hanno giocato al massimo. Ora non ci resta che aspettare e giocare al massimo anche le prossime 2 partite, e poi faremo i conti alla fine. Certo, dispiace per quello che è successo. Luigi, forse la fisicità, la loro determinazione un po' ci ha condizionati e ci ha creato qualche difficoltà più del previsto in qualche modo. Ma secondo me anche noi abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo giocato al massimo. Forse c'è stato qualche episodio che non ho visto solo io, ma che avete visto tutti, che ci ha penalizzato, qualche errore di troppo arbitrale, che è stato, diciamo, in tutti i minuti giocati, è stato deciso troppo a vantaggio della squadra avversaria, e quindi questo ha fatto la differenza. Poi per il resto credo che sono partite di calcio a 5, come ho detto spesso nella tua trasmissione, sono partite che vanno giocate, si può vincere, si può perdere, in questo caso si è pareggiata, il pareggio corrisponde ad una sconfitta, considerando il Cobà che deve ancora giocare. Aspettiamo fiduciosi nella fine del campionato e poi tireremo le somme. Sicuramente non dobbiamo buttare tutto quello che è stato fatto finora. Anzi, secondo me dalla squadra del secondo tempo si può ricominciare, perché davvero abbiamo visto nel secondo tempo, almeno dal punto di vista del carattere, del temperamento, la squadra che ha sempre condotto il campionato. Ah sì, assolutamente sì. Questa squadra ci ha consentito di toglierci tante soddisfazioni e pertanto credo che bisogna ricominciare appunto dal secondo tempo, da quell'agonismo, da quella carica tecnica e tattica che siamo abituati a mettere in campo. Credo che con quella ce la possiamo ancora fare. Grazie Presidente. Prego.